nostra Tosca è 1930, i nostri reference, come si dice, il nostro riferimento è il conformista di Bertolucci. Non è per farlo strano o per farlo diverso, è perché credo che quell'epoca ci stia, cioè voglio dire, aumenta ancora i temi dell'opera, violenza, passione, potere, possesso, sesso, erotismo. Spettacolo riuscito questa nuova produzione di Tosca del Maggio Fiorentino, in cui regia e direzione musicale vanno di pari passo. Lo si nota in particolare nel secondo atto, di grande tensione, il sadismo di Scarpia, la pressione psicologica su Tosca fino al suo crollo, il delitto commesso quasi in trance. Quello che si vede e quello che si sente sottolineano la stessa atmosfera incalzante e tragica. Tra gli interpreti spicca il soprano Vanessa Goico-Cea nel ruolo di Tosca per la voce e per la presenza scenica. Essenziali e eleganti le scene e i costumi di Margherita Palli e Silvia Imonino. La trama è naturalmente un noir, è un poliziesco, è un'opera estremamente violenta da questo punto di vista. E quello che accapita a questi tre personaggi principali è una catastrofe dopo l'altra, insomma, che si abbatte sulle loro teste. E trovo in questo una sorta di modernità, se appunto pensata anche al momento storico e al tipo di teatro che Puccini stava scegliendo. Il maestro Daniele Gatti ha appena ricevuto il premio Abbiati della critica proprio per la sua attività al Maggio Fiorentino. È stato nominato direttore della Staatskapelle di Dresda e il suo nome è evocato spesso come possibile successore di Riccardo Chailly, quale direttore musicale della Scala. Credo che sia stato notato l'impegno non solo mio, naturalmente, poi il premio è arrivato a me, ma di tutto il teatro che nel momento di maggior difficoltà è riuscito a dire ci siamo sempre. Grande successo alla prima con il Teatro del Maggio Fiorentino, pienissimo.